un brano positivo che spero possa arrivare a maggior numero di cuori possibili ed è dedicato a tutte le persone che ci cambiano la vita in meglio con piccole e grandi azioni. Avere un cognome importante come quello che porto io è sicuramente una grande responsabilità, nonostante comunque la mia famiglia faccia cose diverse rispetto a quello che faccio io durante la mia vita. Sicuramente ho degli stereotipi da dover combattere, però lo faccio sempre col sorriso perché io comunque gli stereotipi li capisco, li comprendo, no? E cerco comunque anche di convincere le persone che hanno anche a volte giustamente comunque delle paure per ciò che non conoscono nei confronti appunto di quello che leggono e che vedono, e spero comunque di poter arrivare al cuore delle persone che ancora non credono in quello che faccio e di poter regalare a queste persone un sorriso, oppure magari di incontrarle, abbracciarle, insomma cerchiamo comunque di essere la miglior versione di noi stessi ogni giorno. Questa esperienza a Sanremo la vivo sì, sicuramente come una sorta di consacrazione, ma non tanto del progetto Leo Gassman, ma del progetto della mia persona, della mia visione, della musica, e anche come un piccolo step in più rispetto a quello che ho potuto e ho avuto la possibilità di dimostrare nella mia breve carriera, ma intensa. Sono sicuro che sarà un palco che mi darà la possibilità di portare un bel messaggio, tante belle emozioni, spero, e sicuramente l'obiettivo finale è sempre quello comunque di unirsi insieme alla gente, alle persone, e cercare appunto di regalare dei sorrisi in un mondo che comunque va un po' allo scaldafascio. È arrivato il brano giusto, è arrivato il brano che avrebbe potuto comunque, insomma, credo e spero fare la differenza, e quindi credo che sia arrivato il momento giusto adesso, e questo dimostra il fatto che comunque nella vita bisogna crederci fino in fondo per tanto tempo, e non sempre le cose che sogniamo arrivano, bisogna comunque impegnarsi, spesso attraversare delle grandi burrasche, però poi dopo se credi in quello che fai, se ami quello che fai, prima o poi il treno passa. Io ho provato il primo anno, ovviamente quello dopo Sanremo Giovani, che insomma comunque ovviamente dopo aver vinto Sanremo Giovani ovviamente ci si prova, però il brano non era probabilmente piaciuto, c'erano brani giustamente più forti ed è giusto così, perché credo che comunque ognuno debba avere la possibilità di poter portare il proprio messaggio, e l'ho compresi ai tempi. E poi niente, poi ci ho provato quest'anno, perché poi dopo con il tempo avevo capito che c'era bisogno di tempo per lavorare la propria musica, per portare qualcosa di solido, e credo che con la strada per Agarta l'obiettivo io lo abbia raggiunto. Sono in continua ricerca di me stesso, però insomma siamo a un buon punto.